Dottor Blasile è un postdoc in questo momento all'Istituto Nazionale Francese di Ricerca Biomedica a Tolosa ed è anche Fulbright Fellow alla Kennedy School of Government di Harvard nel programma su Scienza e Società. Di formazione è un filosofo politico, si è laureato con una tesi sulla democrazia deliberativa con i filosofi politici Trince e Marzocchi. In questo momento si occupa di innovazione in biomedicina dal punto di vista etico e politico. Io ringrazio tantissimo il dottor Blasile e oggi lui presenterà non soltanto appunto le questioni fondamentali dal punto di vista del caso Stamina, naturalmente sul versante bioetico, ma quello che farà sarà anche proprio analizzare i claim etici, in questo caso degli appartenenti, dei fautori della Stamina Foundation. Quindi cercheremo di vedere anche quali sono effettivamente le posizioni etiche e le affermazioni etiche che Vannoni e colleghi hanno apportato. Grazie. Alessandro, grazie. Allora, grazie mille innanzitutto per l'invito. Ora cerchiamo di far partire la presentazione, così è più facile per tutti. Sì, insomma, ringrazio il CESEP per questo invito. Per me è un onore e un piacere stare qui insieme a voi oggi. E ringrazio in particolare la dottoressa Virginia Sanchini, con la quale insomma ci conosciamo da qualche tempo. Ora, ok, sembra che il mio schermo, se non altro, inizi a manifestarsi. Vorrei riagganciarmi per cominciare all'ultima slide del professore. Ok. Mi trovo abbastanza concorde con la considerazione relativa al posto della cultura scientifica nel nostro ordinamento scolastico, ma anche nella nostra cultura nazionale. Del resto, insomma, io, come Virginia ha detto, sono laureato in filosofia, ma attualmente svolgo la mia attività di ricerca in un istituto del tutto scientifico, l'Istituto Nazionale Francese per la Ricerca Biomedica, e in particolare lavoro nella facoltà di medicina dell'Università di Tolosa. Questo sembra spento. No, era spento precedentemente per questo. Ok, dunque, una parte della mia presentazione coprirà la stessa cronologia che abbiamo appena visto nell'eccellente esposizione del professor Gonzalez. Aggiungerò qualche fatto che può essere rilevante, ma cercherò di andare più veloce possibile nella prima parte in modo tale da potermi concentrare sulla seconda parte. Finora, come avete visto, il dibattito pubblico in Italia relativo al metodo Stamina, il cosiddetto metodo Stamina, è stato condotto in massima parte da personaggi del mondo dello spettacolo, da pseudo giornalisti di trasmissioni televisive, e in risposta a questa compagine, diciamo che l'unica voce che è stato possibile udire è stata quella degli scienziati, dei rappresentanti della comunità scientifica italiana, che al tempo stesso sono in molti casi rappresentanti eminenti della comunità scientifica a livello internazionale. Ecco, io trovo che sul caso Stamina la riflessione morale sia rimasta un poco indietro. Questo lo dico un po' bacchettando me stesso e i miei colleghi bioeticisti, e trovo che sia un po' un segno dei tempi il fatto che il ruolo di intellettuali pubblici in una questione così controversa come Stamina sia stato ricoperto soltanto dagli scienziati. Io non credo alla dicotomia tra cultura umanistica e cultura scientifica, credo invece che proprio casi come il caso Stamina invitino una sempre più approfondita collaborazione tra persone che possono contribuire intellettualmente alla crescita civile del nostro paese. Quindi quello che farò, come vi ho detto, nei prossimi minuti è un po' ricapitolare, fare un po' la cronaca anch'io del caso Stamina, cercando di non ripetere
quanto è stato esposto finora, ma cercando di fornirvi qualche nuovo elemento. Nuovi elementi che sono, a mio avviso, funzionali ad una riflessione di carattere morale su quelli che sono i claim, le rivendicazioni sia di Stamina ma soprattutto dei pazienti che hanno parlato in pubblico in questi mesi. In particolare queste rivendicazioni hanno a che fare con tre concetti di cui parlerò: il concetto di libertà di cura, il concetto di paternalismo regolativo e di diritto alla salute. Dunque, i protagonisti del caso Stamina sono numerosi, è una vicenda giudiziaria complessa, una vicenda politica molto complessa ed è una vicenda, una controversia scientifica altrettanto complicata. Avete avuto modo già di sentire nominare i due protagonisti principali di questa vicenda, il professor Vannoni, vi ricordo non è un medico, è un professore di ergonomia cognitiva a contratto presso l'Università di Udine, adesso questo contratto credo sia stato terminato, e il dottor Andolina, che è un pediatra, era responsabile della trapiantologia all'ospedale Burlo Garofalo di Trieste, anche questo incarico revocato per le note vicende. Come vedete, questa foto non a caso è presa dalle Iene. Dunque, come ha già detto il professor Gonzalez, il caso Stamina, il protocollo Stamina consiste nell'estrazione di midollo osseo da pazienti e, a quanto mi risulta, anche da donatori, anche se questa è una cosa su cui non c'è molta chiarezza, ma in alcuni casi, per quanto mi consta, stando a quello che io ho potuto ricostruire, anche alcuni genitori sono stati utilizzati come donatori, che chiaramente pone problemi di sicurezza ben maggiori che nel caso del trapianto autologo. Stamina sostiene di essere in possesso di un protocollo per il rapido differenziamento di cellule staminali mesenchimali in neuroni. Ora, come abbiamo visto, non soltanto la capacità di una cellula mesenchimale di differenziare i neuroni non è provata sicuramente in vivo, ma anche gli articoli che raccontano questa storia come una possibilità in vitro sono molto deficitari, ma loro sostengono di avere altresì tra le mani un protocollo che consentirebbe un differenziamento rapido, nell'ordine delle ore, quando mi consta che per differenziare una cellula staminale embrionale in neurone ci vogliono settimane. L'infusione di questo preparato per via ematica, quindi un'iniezione nel flusso sanguigno, prevede un ciclo di 5 infusioni. Ora, come abbiamo già visto, la Stamina tratta pazienti di tutte le età. Ha iniziato con pazienti adulti nella prima fase, per poi concentrarsi nella fase attuale su pazienti di età variabile ma molto 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 giovani, affetti dalle malattie più svariate. Una delle più rappresentate è la SMA1, come abbiamo visto, ma anche la leucodistrofia metacromatica, che appunto è una delle malattie trattate con successo in questo stesso edificio dal gruppo di Nantini. Dunque, in una prima fase Vannoni riceve personalmente i pazienti in un ufficio di Torino, mentre effettua le infusioni di staminali, cosiddetti staminali, in un centro di bellezza a San Marino. Mi consta che la maggior parte dei pazienti abbia dichiarato di aver pagato circa 27.000 euro per queste procedure. A seguito di insuccessi terapeutici e anche di alcuni casi di morte di pazienti adulti, iniziano ad arrivare al magistrato Guariniello le prime denunce e al tempo stesso però le infusioni proseguono presso l'ospedale Burlo Garofalo sotto la guida del dottor Andonino. Più recentemente invece Stamina ottiene, questo è veramente qualcosa di incredibile, un accordo con un ospedale pubblico, tra l'altro un ospedale di chiara fama di Brescia, e ottiene appunto di poter somministrare la procedura Stamina all'interno delle mura di un istituto pubblico.
Ora vorrei ricostruire il caso Stamina attraverso 10 fatti chiave. Ho selezionato questi fatti nella marea di vicende di cui il caso Stamina si compone allo scopo di far emergere le rivendicazioni morali dei pazienti di Stamina. Dunque, il primo momento in cui il caso Stamina inizia a diventare una controversia pubblica, perché come abbiamo visto le attività di Stamina risalgono al 2007, ma insomma non se n'era quasi mai parlato, forse la stampa se n'era un po' occupata, la stampa di Torino, ma a parte questo è nel 2012 che il caso Stamina diventa un caso pubblico. Una bambina, Celeste Carrer, riceve una prima infusione a Brescia dopo, in realtà si tratta della seconda infusione perché ne aveva ricevuta una in precedenza a Trieste. E mentre dunque questa bambina inizia il suo ciclo di 5 infusioni, arriva lo stop dell'Agenzia Italiana per il Farmaco il 15 maggio 2012, proprio a seguito delle ispezioni di cui abbiamo sentito precedentemente. L'AIFA ordina la fine delle attività di Stamina presso gli ospedali civili di Brescia. Perché questa decisione? Vediamo cosa dice la legge italiana in proposito. Ora, l'Italia ha una legge che regola nello specifico l'utilizzo compassionevole di terapia genica e cellulare, l'unico paese in Europa e credo l'unico paese al mondo ad avere una legislazione specifica, così specifica su questa materia. Questo decreto, noto anche come decreto Turco Fazio, regola appunto l'utilizzazione di medicinali per terapia genica e terapia cellulare somatica, cioè non embrionale, al di fuori della sperimentazione clinica. Ora, vi leggo direttamente cosa dice il decreto, che è la cosa più facile. Il decreto dice che l'uso compassionevole di terapia genica e cellulare è consentito su singoli pazienti in mancanza di una valida alternativa terapeutica nei casi di urgenza ed emergenza che pongono il paziente in pericolo di vita o grave danno alla salute, nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione. Ora capite che da questa premessa, insomma, qui ci si può far rientrare parecchie patologie. Però esistono delle condizioni affinché la legge italiana autorizzi l'uso compassionevole di terapie, chiamiamole di medicina rigenerativa, perché questo è il termine che viene usato per includere la terapia genica e la terapia cellulare. E questi vincoli sono numerosi, insomma, e abbastanza, se ci si pensa, ragionevoli. Innanzitutto la legge prescrive che debbano essere presenti, disponibili, dati scientifici pubblicati che giustifichino quello che è la procedura che si sta intraprendendo. Poi prescrive altresì che sia stato acquisito il consenso informato del paziente, su questo non si sa nulla relativamente al caso Stamina. Che esista un parere favorevole del comitato etico dell'ospedale con una specifica pronuncia sul rapporto favorevole tra benefici e rischi connessi al trattamento e che infine che il trattamento sia eseguito in istituti di ricovero a carattere scientifico come questo nel quale ci troviamo. Quindi che cosa succede? Che l'AIFA accerta che nessuna di queste condizioni è soddisfatta da Stamina e dunque Stamina non ha autorità, non ha la possibilità di andare avanti con le proprie attività. Nel frattempo però succede l'impensabile, ossia i genitori di Celeste impugnano l'ordinanza dell'AIFA di fronte al Tribunale del Lavoro di Venezia, che è la loro città di origine. Ora, perché abbia giurisdizione un Tribunale del Lavoro ce lo deve dire un giurista, non posso rispondere a questa domanda, mi ci sono arrovellato per mesi senza giungere a conclusioni soddisfacenti. Insomma, il 30 agosto il giudice del lavoro di Venezia ordina la ripresa delle infusioni per la bambina Celeste Carré. Ora voi capite che devo dire che questo caso invece ha ricevuto una certa copertura stampa, almeno su Repubblica e sul Corriere. Ora capite bene che questa decisione crea un precedente giuridico attraverso il quale
sostanzialmente si fanno valere queste due idee che sono contenute nella sentenza del 12 di Venezia, ossia l'idea che anche in assenza di evidenza scientifica la certificazione medica legata al ricorso possa attestare l'efficacia del trattamento per quanto concerne il rallentamento della malattia. Altresì il giudice stabilisce che non si riscontrano effetti collaterali dovuti al trattamento. In base a quali dati il giudice possa dire una cosa del genere non è noto sapere. Quello che il giudice dice è che le prove portate in udienza dalle famiglie, che sono sostanzialmente video ripresi dalle famiglie stesse, quindi non c'è nulla di oggettivamente documentabile, sono sufficienti per sostenere sia la tesi dell'efficacia sia la tesi della sicurezza. Ora, questo caso, come è normale, fa giurisprudenza e una serie di altri tribunali sparsi in tutta la nostra meravigliosa penisola adottano situazioni simili. Quindi aumenta il numero di pazienti che non solo viene autorizzato, ma per i quali viene prescritta, viene ordinata la cura stamina. Nel frattempo però, pochi giorni dopo, il tribunale di Brescia, presso il quale altre famiglie avevano impugnato il ricorso, avevano impugnato l'ordinanza di AIFA, in realtà dà ragione ad AIFA, soltanto che questo caso è un caso di giurisprudenza amministrativa, quindi chiunque faccia riferimento alla precedente sentenza di fronte a un tribunale del lavoro ottiene invece ciò che vuole, cioè ottiene l'autorizzazione, anzi la prescrizione giuridica a continuare le cure. Questo è abbastanza importante perché, contrariamente alla giurisprudenza che inizia a farsi largo, un giudice del lavoro di Firenze nega le infusioni nel novembre 2012 per un'altra bambina, Sofia. A questo punto la vicenda stamina diventa una vicenda di carattere pubblico in questo paese, cioè ne cominciano a parlare la televisione, i giornali, le radio, e se ne comincia a parlare in maniera molto diffusa anche su internet, sui social media, cosa molto importante. Quindi stamina diventa un caso mediatico, come vedete le Iene all'inizio fa la parte del leone nella copertura mediatica di questo caso. Questa è la povera Sofia e questa è sua mamma che insomma si appella direttamente in televisione per ribaltare la sentenza che gli è stata sfavorevole. Come abbiamo visto prima, sono personaggi del mondo dello spettacolo che parlano pubblicamente in difesa di stamina, mentre la voce della scienza inizia a farsi sentire nella fattispecie attraverso gli interventi di Paolo Bianco, che è uno dei massimi esperti mondiali di cellule staminali mesenchimali e professore di anatomia patologica a Roma, persona che è stata insignita recentemente di un importante riconoscimento di una società scientifica internazionale proprio per il suo impegno insieme a Massimo De Luca e a Elena Cattaneo nel dibattito pubblico sul caso Stamina. Ora continuiamo la nostra breve rassegna. I genitori di Sofia, cercando di ottenere riscontro alle loro pretese di utilizzo della terapia stamina, si appellano direttamente al ministro, il quale li riceve. Ora, da una parte il ministro, l'allora ministro della sanità Balduzzi, comprensibilmente apre le porte del ministero a queste famiglie, dall'altro insomma sottende una concezione feudale del diritto, l'idea che le persone possano direttamente presentare i loro casi personali di fronte alle autorità pubbliche, insomma le massime autorità pubbliche in materia. Questo è, dovrebbe essere secondo me argomento di riflessione per chi si occupa come dire, della storia politica di questo paese dal dopoguerra in poi. Quindi dicevamo, nel marzo del 2013, a seguito di queste aperture del ministro nei confronti delle famiglie, iniziano le prime reazioni serie della comunità scientifica. Come abbiamo visto, il professor Naldini, che dirige il Diget due piani più sopra, è costretto, insomma, se vogliamo, a rispondere per le rime a Adriano Celentano sulle pagine del Corriere della Sera. Immagino che Naldini abbia scritto questa lettera mentre
terminava il manoscritto che poi è stato pubblicato su Science qualche mese più tardi con i suoi risultati scientificamente validi su, e proprio sulla malattia di Sofia, tra le altre cose. Abbiamo visto che Nature si occupa di questo caso. Vi posso dire che Alison Abbott, che è una giornalista scientifica di Nature, è in diretto contatto con le massime autorità scientifiche italiane. Diciamo che la voce di Nature è anche la voce in buona sostanza della comunità scientifica italiana in questa vicenda, e questo la dice lunga su quanto è vero che siamo un po' derisi sulle colonne di questa prestigiosa rivista come paese, ma è anche vero che la buona, l'ottima scienza italiana in questo campo ottiene udienza, diciamo, su queste colonne. Anche la International Society for Stem Cell Research, che è una delle maggiori società scientifiche internazionali nel campo, si pronuncia, e si pronuncia contro Stamina, ovviamente, e nel frattempo si sviluppa in Italia un dibattito pubblico, un dibattito, l'ho messo tra virgolette perché forse, insomma, ha delle caratteristiche un po', come dire, subottimali questo dibattito. Da una parte ci sono i difensori di Stamina, che sostengono che la lobby della ricerca rallenti il passaggio da ricerca a cura per non perdere i finanziamenti. Io vorrei soltanto dire che se uno scienziato di base ha per le mani una possibile terapia, i finanziamenti li ottiene, non li perde, nella logica delle cose. Sostengono i difensori di Stamina che gli scienziati e i regolatori non sentano compassione per i pazienti e per le loro famiglie. Questo è un argomento morale molto interessante, perché gioca sulla terminologia pure compassionevole in maniera retoricamente molto avveduta. Inoltre Stamina sostiene che la ricerca è troppo lenta, e questo è un altro tema di cui non si parla abbastanza. Cioè, Stamina sostiene che il tempo dello sviluppo clinico regolamentato delle terapie cellulari, ma delle terapie in generale, sia incompatibile col tempo biografico della malattia. Questa è una cosa su cui conviene riflettere, perché nel momento in cui il paziente avverte questo, andrà a cercarsi terapie, andrà a cercarsi scorciatoie, andrà a cercarsi le terapie a Capoverde, come abbiamo visto. Nel frattempo la comunità scientifica, in isolamento direi, sostiene quello che abbiamo visto, che non esistono pubblicazioni, che il protocollo non è pubblico, che le cellule iniettate non sono sufficientemente caratterizzate, che le mesenchimali non producono neuroni, che Vannoni non è un medico e che Stamina, come abbiamo visto, ha obiettivi commerciali. Dunque, i genitori di Sofia si appellano al giudice del lavoro di Livorno, il quale si rifà alla sentenza veneziana e l'11 marzo prescrive le cure anche per Sofia. A questo punto Balduzzi emana un decreto che vorrei vedere un secondo in dettaglio. Cioè, il 25 marzo il Ministro della Sanità emana un decreto per regolare questa materia molto controversa. Il decreto si basa su alcuni presupposti che emergono successivamente dalla pubblicazione dell'analisi tecnico-normativa del decreto stesso. Credo l'analisi tecnico-normativa sia fatta da giuristi e costituzionalisti interni all'amministrazione, interni al governo, diciamo all'amministrazione del Ministero della Sanità. Dunque, questo decreto, secondo questa analisi, si basa su un'idea di cura molto ampia, ossia di cura come salvaguardia della dignità umana, e quindi come concetto che include tutto ciò che possa alleviare il pregiudizio non solo fisico, ma se si vuole esistenziale dell'assistito. Questo è pubblicato, insomma, sulla Gazzetta Ufficiale. Inoltre l'analisi tecnico-normativa del decreto sostiene che il decreto tenga conto di un principio etico largamente seguito in sanità. Ora il professor Raglin forse mi darà una mano, io non credo che questo principio sia così largamente diffuso in etica medica. Principio secondo il quale un trattamento sanitario già avviato che non abbia provocato gravi effetti collaterali non deve essere interrotto. Ora questo mi sembra un po' pretestuoso, sinceramente, mentre questa definizione di cura si basa su giurisprudenza costituzionale consolidata, purtroppo, mi verrebbe da dire. Quindi che cosa dice il decreto Balduzzi? Il decreto Balduzzi dispone che si continui l'infusione a base di cellule staminali mesenchimali all'interno di ospedali pubblici e a titolo gratuito, in deroga alle norme di buona manifattura dei prodotti di terapia cellulare
e soprattutto limitatamente ai trattamenti già iniziati, appunto come era il caso di Celeste o di Sofia. Ultimo fatto remarkable: il 12 aprile di dell'anno scorso inizia l'iter di conversione in legge di questo decreto. Al Senato, inizialmente, il Senato propone, forse sotto la spinta di gruppi di interesse, questo non è dato sapere, propone di liberalizzare per 18 mesi la terapia stamina, non soltanto quindi fornendola a chi aveva già iniziato le terapie, ma includendo chiunque ne facesse richiesta, ovviamente a carico del Sistema Sanitario Nazionale, per il tempo di 18 mesi. Inoltre il Senato propone di trattare da un punto di vista regolativo la terapia stamina come un trapianto sperimentale. Forse dopo ho tempo di tornare su questo fatto. Nature insorge nuovamente e la Camera, qua vi posso dire che c'è stata una certa pressione della comunità scientifica italiana sui decisori pubblici, insomma pressione di tutto legittima dal punto di vista legislativo, la Camera ritorna alla formulazione originaria del decreto, quindi terapia sì, ma soltanto per chi aveva iniziato già il ciclo di infusioni, e terapia da non considerarsi come trapianto sperimentale, ma come uso compassionevole di terapia cellulare. Inoltre la Camera aggiunge un altro elemento: stanzia 3 milioni di euro di soldi pubblici per finanziare la sperimentazione clinica controllata della terapia stamina. A questo proposito, il primo passo per l'avvio della sperimentazione è la nomina da parte del ministro, che a questo punto non è più Balduzzi ma è Lorenzin, perché ci sono state le elezioni nel frattempo. Il ministro nomina un comitato scientifico, del tutto rispettabile dal punto di vista scientifico, ma Vannoni e la Stamina ricusa questo comitato scientifico di fronte al TAR del Lazio, il quale ravvede effettivamente la non imparzialità di alcuni membri del comitato che in passato si erano già pronunciati contro Stamina. Quindi il ministro, veniamo ad oggi, nomina un nuovo comitato scientifico che, come il precedente, ha l'incarico di sostanzialmente mettere a punto il protocollo sperimentale per avviare la sperimentazione clinica. Mi preme ricordare, insomma, che chi fa sperimentazione clinica seria lotta per avere fondi pubblici, ad esempio fondi europei o anche fondi nazionali, per poter finanziare le proprie sperimentazioni cliniche, mentre qui, insomma, in deroga ad ogni principio di meritocrazia, la Camera si arroga il diritto di utilizzare soldi pubblici per finanziare uno studio clinico specifico, quando, insomma, fior di ricercatori ci mettono anni per raggiungere queste cifre e competono a livello internazionale per meritarsi. Ora veniamo alla seconda parte del mio talk, in cui vorrei analizzare un paio di nozioni sempre costantemente ripetute da Stamina e dai suoi pazienti, che non hanno purtroppo ricevuto il sufficiente livello di attenzione né nel dibattito pubblico italiano né nel dibattito accademico italiano e internazionale. Cioè non esistono pubblicazioni, un po' come per Stamina, su neanche pubblicazioni che critichino le concezioni di Stamina di queste due idee fondamentali. Dunque, libertà di cura. La libertà di cura ricorre in tutte le uscite pubbliche di Stamina e dei malati che si mobilitano su internet o anche in piazza a favore di questa terapia. Ora, in etica medica, libertà di cura non significa libertà di scegliersi una terapia, ma significa diritto, ed è un diritto costituzionale in molti paesi, di rifiutare le cure, oppure diritto di interrompere le cure. In altre parole, questo è previsto anche dall'articolo 32 della nostra Costituzione repubblicana, nessun cittadino può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Qui l'eccezione è il trattamento sanitario obbligatorio per individui affetti da patologie mentali pericolosi per se stessi o per gli altri. È un'eccezione naturalmente strettamente regolata sia a livello di codificazione sia a livello giurisprudenziale,
ma sostanzialmente dire libertà di cura in etica medica significa dire che io paziente devo acconsentire alle cure che mi vengono proposte, nessuno mi può obbligare a curare. Questo, i valori in gioco qui sono il valore dell'autonomia personale, il valore dell'autodeterminazione dell'individuo, e si fa riferimento ad un quadro di libertà fondamentali universali. Non a caso qui siamo a livello di un principio costituzionale, no? Che è il principio, diciamo, il codice che risiede al vertice della nostra impalcatura normativa, l'impalcatura normativa di tutte le nazioni democratiche. Nella versione di Stamina invece libertà di cura significa libertà di scegliere come curarsi, indipendentemente dall'autorità epistemica della comunità scientifica. Voi fate filosofia, quindi dovete sapere cosa significa questa parola, tra l'altro fate il liceo classico, quindi ne sapete più di me sulle origini di questa parola. E sostanzialmente Stamina sostiene di voler rifiutare l'interferenza delle agenzie di regolazione. I valori qui in gioco sono ancora l'autodeterminazione, ma non l'autodeterminazione dell'individuo in quanto tale, ma dell'individuo in quanto malato. Per questo io vorrei parlare qui, cercando anche un po' di rinnovare il vocabolario, il linguaggio, che forse non abbiamo neanche troppi strumenti linguistici per dire queste problematiche. Parlerei di una concezione di autonomia situata, cioè un'autonomia relativa ad una situazione specifica. E inoltre parlano di diritto alla speranza. Allora, ora vorrei andare brevemente a dire due cose sui primi due elementi e poi soffermarmi un po' di più sull'ultimo. Mi piace questo. Dunque, libertà di scegliere come curarsi. Qui chiaramente siamo di fronte a una forzatura retorica rispetto alla concezione corrente di libertà di cura. Vorrei soffermare la vostra attenzione sul fatto che nelle controversie pubbliche il linguaggio gioca un ruolo molto importante e nel convincere le persone a cui ci si rivolge. In particolare qui siamo di fronte veramente a quella che potremmo considerare una forzatura, cioè giocando sul significato intuitivo di libertà di cura si lascia passare una concezione di libertà di cura che non ha riscontro negli attuali dibattiti, né a livello accademico né a livello giuridico. Quindi attenzione al ruolo del linguaggio quando ci occupiamo di queste faccende, perché è una cosa molto importante e lo rivedremo più avanti. Ora qui l'indipendenza del paziente rispetto all'autorità conoscitiva della comunità scientifica si basa sul presupposto che la scienza sia mossa da interessi particolari, i quali non coincidono con quelli dei pazienti. Anche qui vi lascio, insomma, ragionare su questa idea, se vi sembra plausibile o no, non voglio fornirvi tutte le risposte. Ma veniamo al terzo e più complesso riferimento di Stamina e dei suoi pazienti, cioè il rifiuto dell'interferenza delle agenzie di regolazione con la pratica medica, ossia l'interferenza di agenzie come l'AIFA o negli Stati Uniti la Food and Drug Administration. Ora, volendo essere caritatevoli da un punto di vista argomentativo con questa idea, potremmo dire che il valore di riferimento qui è l'idea che le attività delle agenzie di regolazione siano di tipo paternalistico. Ora, voi studiate filosofia, quindi forse questa parola, paternalismo, non vi suona troppo strana. Comunque, un'azione in filosofia, nella storia ormai centenaria di questo concetto, centenaria, insomma, un secolo e mezzo di questo concetto, un'azione si definisce paternalistica quando interferisce con la scelta volontaria e intenzionale di un individuo e al tempo stesso quando questa interferenza sia motivata dalla volontà di chi interferisce di evitare che questa azione procuri un danno all'individuo che la compie o che lo esponga a rischi irragionevoli. In sostanza, se io commetto un'azione, per esempio l'azione di infliggermi una ferita, e qualcuno di voi prova a bloccarmi motivato dal fatto che questa ferita mi procura un danno, diciamo che questa azione nel gergo della filosofia morale viene definita un'azione paternalistica, basandosi ovviamente sull'assonanza
col ruolo di guida morale che il padre tradizionalmente nelle nostre culture ha assunto nei confronti dei bisogni e degli interessi dei propri figli. Quindi anche una parola che si porta dietro una storia, diciamo, un po' gender bias, no? Insomma, in filosofia morale il paternalismo è prima facie, cioè, diciamo, intuitivamente moralmente giustificato. Esistono tuttavia forme di interferenza giustificata. Ora, quello che Stamina vuole far vedere è che il paternalismo delle agenzie regolative è sostanzialmente ingiustificato. Ora, potremmo classificare, a seconda della terminologia filosofica, qui ci sono dibattiti decennali sulla classificazione delle azioni paternalistiche, comunque potremmo dire che il paternalismo regolativo è una forma debole di paternalismo, perché non interferisce col fine dei pazienti, ossia curarsi, ma con i mezzi che questi scelgono per farlo. È una forma di paternalismo impuro, perché limita le scelte dei pazienti interferendo su Stamina e non sui pazienti stessi, ed è una forma di paternalismo legale, perché si realizza tramite disposizioni giuridiche. Ora, Stamina sostiene che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli legali all'esercizio della libertà di cura, pena il rischio di essere paternalistico. Ora, il fatto è che il paternalismo regolativo, secondo Stamina, interferisce con l'autonomia situata dei malati gravi, ossia con quel valore che io vi ho fatto vedere precedentemente, e in particolare interferisce col diritto di ciascuno alla speranza terapeutica. Dirò successivamente che cosa si intende con questo concetto. Inoltre il paternalismo regolativo interferisce con la libertà di valutare autonomamente i rischi e i benefici di un trattamento. Per usare un'espressione inglese potremmo dire: questa è l'idea my body, myself, my risks. Quindi vediamo in ordine il diritto alla speranza, una cosa a cui si richiama sempre Vannoni in ogni uscita pubblica. Il diritto alla speranza, secondo Vannoni e secondo Stamina, si fonda sulla idea di compassione, ossia sostanzialmente Stamina sostiene che se qualcuno si mettesse nei panni del paziente condividerebbe la sua speranza e dunque la sua volontà di fare tutto il possibile per curarsi. Ora, di nuovo qua c'è un gioco di linguaggio, no? Col termine compassione, con l'idea di uso compassionevole, che è una categoria giuridica in Italia e in molti altri paesi, mentre qua la si fa valere come valore morale, no? Come ideale morale, come virtù alla quale anche chi guarda dall'esterno ai tentativi di un paziente di curarsi dovrebbe aderire. Ora, da una parte ci si potrebbe chiedere, ma insomma, come si fa a parlare di cure compassionevoli in assenza di ogni fondato riferimento all'efficacia e alla sicurezza di queste cure? Appunto, una cura per essere compassionevole deve essere innanzitutto una cura, se non lo è siamo un po' nel territorio dell'assurdo. Inoltre qua c'è anche un problema legato a questa idea che si debba poter fare tutto il possibile per curarsi. Insomma, qui ci si riferisce a tutto il possibile, insomma, indistintamente dalle terapie approvate, da quelle non provate, da quelle autorizzate e da quelle non autorizzate. E in verità, insomma, fare tutto ciò che nelle proprie possibilità spesso può essere molto costoso in termini di qualità della vita, specialmente per un malato grave o per un malato terminale. Insomma, non è detto che uno alla fine dei propri giorni sia necessariamente disposto a fare qualunque cosa, e soprattutto che qualunque cosa esso faccia in merito alla propria malattia, questo non procurerà danni ulteriori rispetto a quelli già dovuti alla malattia. Ora, in etica della ricerca clinica, che è diciamo uno dei pilastri dell'etica medica e della filosofia morale contemporanea, esiste un'idea che non ha una felice traduzione italiana, per cui ve l'ho messa in inglese: l'idea di therapeutic misconception. Questa idea significa che il paziente che si fa arruolare in un trial clinico crede a torto di poter ottenere attraverso il suo arruolamento un beneficio da una pratica medica che è ancora sperimentale. Ora, la therapeutic misconception è qualcosa che da un punto di vista cognitivo è possibile correggere, cioè
se qualcuno spiega al paziente che potrebbe ad esempio nell'ambito di uno studio clinico ottenere un placebo anziché un trattamento sperimentale, in teoria il paziente dovrebbe essere in grado di capire che la sua credenza è infondata. Ora invece si inizia il dibattito internazionale a parlare del concetto di therapeutic hope, che è un po', se volete, speranza terapeutica naturalmente, che è un po' il correlativo della therapeutic misconception nell'ambito della pratica medica, soprattutto della pratica medica non provata. Insomma, la speranza terapeutica è nient'altro che la speranza di ottenere un beneficio da una pratica medica che ancora non è provata. Secondo alcuni bioeticisti, la speranza terapeutica, a differenza della therapeutic misconception, resiste ad ogni tentativo di correzione cognitiva. Ossia, se io provo a convincere un paziente, per esempio, vi faccio un esempio pratico, molti pazienti di stamina sostengono, ma guardate che io lo so benissimo che questo è un metodo scientificamente non valido, tuttavia io ci voglio provare lo stesso. Ora, se uno interferisce con le credenze sbagliate di un paziente in ambito di ricerca clinica, ossia se uno cerca di correggere la therapeutic misconception, cosa fa? Interferisce con la scelta dei mezzi di questo paziente, ossia tenta di spiegare al paziente, guarda che l'essere arruolato in uno studio clinico potrebbe essere peggio da un punto di vista terapeutico che prenderti le medicine che ti ha prescritto un medico. Nel campo invece della therapeutic hope, cercare di convincere un paziente che sappia della non scientificità di un metodo, che la sua speranza è comunque mal riposta, sembra ad alcuni un'interferenza con la scelta dei fini di questo paziente. E io vi posso dire che a livello morale interferire con i fini di una persona sembra più problematico che interferire con la scelta dei mezzi. Questo naturalmente è una cosa che possiamo discutere più tardi. Del resto, come vi avevo detto, il paternalismo regolativo è una forma debole di paternalismo nella sua versione standard, cioè è un'interferenza con i mezzi e non con i fini. Se noi accettiamo invece di voler interferire con la therapeutic hope, dobbiamo trovare un buon argomento, io credo che ce ne siano, per dire che ne possiamo parlare tra l'altro di questi buoni argomenti più avanti nella discussion, vuol dire interferire con i fini del paziente. Ora, siccome questo secondo me è un bel dilemma morale, io mi rammarico del fatto che su questo tema la discussione sia accademica che pubblica in ambito bioetico sia rimasta un po' alla sbarra, al palo volevo dire, scusate. Veniamo al secondo claim, e ho quasi finito, di Stamina. Ossia, Stamina dice il corpo è mio, la malattia ce l'ho io, voglio decidere io come curarmi. Che cosa significa? Voglio valutare io se questa procedura è rischiosa o meno. In questo senso il paziente viene concepito come il principale protagonista nell'analisi rischio-benefici. Ma il decreto che vi ho fatto vedere prima, che regola questa materia in Italia, il decreto Turco-Fazio del 2006, prescrive che in realtà sia un comitato etico a svolgere questa funzione nel caso delle cure compassionevoli. Questo significa che, stante l'attuale quadro giuridico in Italia, questa idea, my body, myself, my risks, non può ottenere soddisfazione. Del resto questa idea si basa su una concezione piuttosto discutibile, cioè sull'idea che i malati incurabili non abbiano nulla da perdere. Io vi ho detto prima che questo empiricamente è falso, insomma ciascuno di noi indipendentemente dalle proprie condizioni di salute può avere qualcosa da perdere in termini di qualità della vita, a meno che noi non pensiamo che i rischi per i malati incurabili siano moralmente meno rilevanti che per altre persone. Ora qui l'analisi etica si fa un pochino più sottile, perché nella ricerca clinica vige il principio che al diminuire delle opzioni terapeutiche disponibili per un determinato tipo di paziente, correre dei rischi maggiori possa essere moralmente giustificato, a patto che sussistano le condizioni per ottenere benefici sia di natura collettiva relativi alla produzione di conoscenza scientifica, sia benefici individuali relativi alla salute dei pazienti. Qui si tratta di un principio di proporzionalità tra rischi e benefici nella ricerca clinica, quindi non nell'uso compassionevole, ma nella ricerca clinica. E qua potremmo parlare di un principio che a me piace chiamare principio di disutilità morale decrescente, anche qua si può scegliere un'altra formulazione, mi piace questa,
e sostanzialmente questo principio dice che ove ci siano poche possibilità terapeutiche, se c'è prospettiva di beneficio qualche rischio in più lo possiamo correre. Nel caso di Stamina invece questa idea assume un'altra forma, cioè Stamina sostiene che al diminuire delle opzioni terapeutiche disponibili, subire un danno ulteriore dovuto a un trattamento poco sicuro è progressivamente meno importante, e questo riguarda i malati che hanno esaurito tutte le opzioni terapeutiche o i malati affetti da condizioni incurabili. In altre parole, si può dire che secondo Stamina certi malati non hanno più niente da perdere. Ora, anche questa è una concezione secondo me molto discutibile e su cui si è discusso troppo poco, cioè che esista una classe di malati che non ha nulla da perdere e quindi meriti una dose minore, diciamo così, dei nostri scrupoli morali. Questo è altamente discutibile. Anche qui con un tecnicismo possiamo definire questa concezione come una concezione dell'incidenza del danno decrescente, cioè una persona già danneggiata se subisce un nuovo danno ne risente di meno. Anche qui a me sembra poco plausibile. Quindi abbiamo visto che anche in questo caso le intuizioni morali che lavorano per supportare la presa di rischio nell'ambito della ricerca clinica vengono un po' sovvertite nel caso Stamina e trasformate con sottili arguzie retoriche in qualcosa di fondamentalmente molto diverso. Anche qui c'è un po' l'idea che il malato terminale non abbia niente da perdere, ma qui ci sono dei benefici da guadagnare, quindi sostanzialmente da un punto di vista morale siamo in condizioni molto diverse. Qui invece si dice tout court che alcuni tipi di malati non hanno niente da perdere. Allora, voglio concludere, per cui sul diritto alla salute vi dico solo una cosa, anche qui è over and over, Stamina reclama l'accesso alle proprie cure come un diritto. La Costituzione, stesso articolo di prima, dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto, in effetti, ma Stamina ne dà un'interpretazione giuridicamente un pochino forzata e anche moralmente un po' forzata, ossia Stamina interpreta il diritto alla salute come diritto di tentare tutto ciò che è disponibile, e poi qua, scusate, ho dimenticato di aggiungere la parte più importante, a carico dello Stato. Perché qui si dice che queste cure debbano essere pagate dai contribuenti. In effetti che si possa tentare tutto ciò che è disponibile era, come abbiamo visto, implicito, no? nei presupposti del decreto Balduzzi, no? Ci siamo un po' stupiti di questa definizione larga di cura. Quindi concludo veramente dicendovi che, ribadendovi che a mio avviso il dibattito pubblico in Italia ha visto, insomma questa è una contingenza storica, ha visto come protagonisti gli scienziati nel ruolo di pubblici intellettuali, mentre studiosi di formazione umanistica, devo dire, a mio avviso potrebbero contribuire maggiormente a questo dibattito. Sostanzialmente questo contributo a mio avviso si potrebbe svolgere nella discussione di quanto vi ho detto, cioè libertà di cura, paternalismo regolativo e diritto alla salute, ma anche più in generale nel discutere quale debba essere in una società democratica avanzata, come si presuppone sia la nostra, il giusto rapporto tra scienza e democrazia. E grazie. Grazie davvero tantissimo il dottor Blasimir per questo suo intervento, non solo per il monito che naturalmente è rivolto agli eticisti di prendere parte in questo dibattito, insomma cercheremo di impegnarci, ma anche per la sua distinzione fra i due concetti di libertà di cura e di diritto alla salute. Io volevo concludere, prima di dare la parola al professor Reitling, che proprio a questo proposito Paolo Bianco nell'ultima intervista che ha rilasciato ha detto: la libertà di cura presuppone la cura. E attraverso una metafora, la libertà di somministrare l'olio di serpente non presuppone la libertà di cura, ma è solo la libertà di chi vende l'olio di serpente di venderlo. Quindi naturalmente il concetto di cura, che in questo tipo di presentazione si è visto essere totalmente assente in questo tipo di metodologia.